Salve a tutti ragazzi, bentornati alla decima parte delle avventure di Bowser Jr. Ok ragazzi, in questa parte qua siamo nel sotterraneo laico e dobbiamo iniziare questo, diciamo, quest'area. Ok, la prima missione è scagnozzi non di Bowser, non più di Bowser, che ha riferimento a il contenuto, diciamo, extra, la storia extra di Super Star Saga. E niente, vabbè. Comunque, eccoci qui. Eravamo arrivati al castello, ma è sparito quest'ultimo. E tutti si chiedono come mai, come può essere successo. Vediamo un po' qua. Proviamo a chiedere a questi Goomba. Ok. Non sembrano più della nostra parte, non sembrano più gli stessi Goomba. Teatro sogghigno. Ok, il teatro risulta al momento disperso, ma tornerà molto presto, ve lo assicuro. Non dubitate. Ok. Ordigno, l'ordigno invece cos'è? Boh. Domandiamo apposta noi, quindi... Sono meno di te, Bowser Jr. Oddio. Sorry. Ok. Allora. Vabbè. Questi qua sono incoglioniti, o meglio controllati da Sogghigno, quindi... Olè. Via informazione, stavolta fantasma, come avrete sicuramente letto. Ok, abbiamo i Goomba, i Bubomba e i tipi timidotteri. Ok. Uno, dos, tres. Ma non muore. Purtroppo no. Ok. Dopo voglio provare una cosa nuova invece. Che non so perché le altre volte non l'ho mai fatto. Quando registravo, ma soltanto mentre mi allenavo off camera. Vabbè, chi lo sa. Au, mi sa che ci fanno il sederone. Ok, ma almeno uno solo potrà. Ole. Anzi, facciamo così, va? Ok. Dai, Morton, bravo. Incassa. Fagli vedere questi pagliacci. Ole, bravo. Bravo, Morton. Ok. La cosa che voglio provare è... Assalto al capitano. Ecco qua. Morto un muro. Certamente. Se no, saresti un infedele. Eh già. Non faresti bene il tuo dovere. E già. Ovviamente c'è anche il tenente, però. Se no, che sfida è? E beh. 2 versus 2 della serie. Quindi. Voilà. Vabbè. Messaggi a ste ore, non lo so perché arrivano a ste ore, però vabbè. Recuperati alcuni PC. Ok. Ma io l'unico che ho a Cantasia e mi serve solo quello. Scialli. Ok. Io a questo punto posso fare solo Diniego. Ok, avendo un solo punto capitano. Quello è brutto, recuperarne solo 2. Però vabbè, purtroppo mi sa che non c'è, come si dice, nessun rimedio per questo. Vabbè, senti una cosa, oh. Abbiamo già un 10% assicurato, quindi a meno di non fare stronzatielle,
Ok. Attenzione. Voilà. E muore? Certo. Non a caso un Goomba, quindi crepa con pochissimo. Ok. Ci seguono anche ben tre reclute, di cui una nuova. Ok. E Aridagla. Ancora con Statiritera? Seri? Ok. Ma sua birbosità non le preoccupa minimamente il fatto che il castello di suo padre sia sparito nel nulla? Ok. Ma lui non riesce a capire. Ok. Vabbè, super incazzato. Va bene. Ok, vabbè. Niente ragazzi, con Bowser Jr. si può ragionare ben poco. Ok. Ma non potrebbe usare la scopa, scusa, per condurci fino là? No, non potrebbe. Ok. Non si è visto proprio che il giorno 92 si è allenato, vero? No, non si è visto affatto. Ok. Va benissimo. Non fa niente. Allora, piuttosto voglio subito mettere al posto del tipo timidottero la Bu-bomba. Eccolo qua. Così verifichiamo un po' cosa sai fare. Di cosa sei capace. Ok. Bene. Successivo. Ok. Questa volta però voglio metterci, scusatemi, lui. Ok. Oh, scusate, start, giustamente, per salvare le modifiche. E può andare. Vediamo un po' un attimino, Ok, multi da mischia. Da lancio ce ne sono un po' di più e quelli di tipo volante soltanto nella seconda ondata. Beh dai, insomma, non sarebbe neanche tanto difficile. Ma voglio mettere così Bowser Junior volante. Poi vorrei riprendermi anche, ho cambiato idea. Vabbè, non è stata la prima volta che non l'ho fatto, però insomma, ho visto che siamo in netta inferiorità. Truppe da mischia ce ne sono ben troppe, quindi olè. Ok, e potremmo anche andare, potremmo essere anche a posto forse. Ok, benissimo. Ma guardali. Ma guardali che cazzo si ridono. Chi lo sa. Maschere. Maschere everywhere. O meglio, tizi mascherati everywhere. Infatti questi ragazzi non sono tipi timidi, ma tipi ghigni. Che comunque la sostanza è quella. Sono comunque mascherati, ma invece di avere delle facce da pesce lessi, hanno delle facce che se la sghignazzano, infatti. Ah, oh, non c'è prova. Niente, invece ci prova anche troppo. E allora beccati questo. Visto che non vuoi capirla. Beh, scusa.
Ok. Allora, loro che fanno? Bomba volley. Cambia salta. Oddio, ma cosa cambia? Non ho mica capito sta cosa. Cambia di che? Non lo so, vabbè. Vabbè, non ho capito sto minigioco, però va bene. Va benissimo. Prossima volta starò più attento, magari. Oh, a stronzo. Beh, dai. Allora, facciamo che attiviamo uno scudo. Ok. Morton? Sei Morton se non mi fai da scudo. Ma cosa? Boh, vabbè. Morton protegge. Grazie al cavolo, stavo per morire. Ole, giusto in tempo. Phew, me la sono un po' vista brutta, ragazzi. Forse è meglio non rischiare più. O meglio rischiare meno. Incitiamo il team, sennò non si vincerà di sicuro. E lì poi non perdere nessuno qua è impossibile perché... Guardateli. Sorpresina. Danni a truppe da mischia. E vabbè, tanto ne avevo poche. Ok. No, non ci provare neanche così. Neanche far quello. Ma maledetti. Io che premo anche Diniego. No, 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 no. Allora. Aio. Morale, forse era meglio che lasciavo Bowser Junior così. Ma se non altro poi avrò qualche furfo da portarmi come alleato. Credo, spero. I tipi ghigni non credo proprio perché ormai Sogghigno gli ha fatto il lavaggio del cervello, quindi... Quindi forse i furfi? Non lo so, vabbè, vedremo. Forse ottengo un 5% qua, anzi lo otterrò. Mi sa tanto. Di bonus per aver sconfitto tutte le unità, sapete, no? Ecco, morto un finetto. E ecco, morto un finetto. Brevo. Ok. E ce l'avremmo anche fatta. Ok, però non con qualche rischio, non senza qualche rischio. Sì, strapparlo ormai, vabbè. Tipo timido giallo. Ah, ok, quelli si uniscono. È un tipo timidottero. Ok, questo premio mi gusta. Ok. Qui avremo... O l'offensiva dei Gumbamini, oppure battiti d'ali sotterranei. Direi che facciamo prima battiti d'ali sotterranei. Quindi, sì, insomma, richiede 14, invece l'altro livello il 15. Possiamo scegliere da quale partire, però. Mi sembra un po' evidente dove partire. Ok, fa già l'attacco. Vediamo un po' chi ce l'ha più basso. È la Kitu. Eh sì. No. Sono i tipi selva, sono quelli. Quindi lo do un tipo selva. Toh. Chi è il più lento qua? O Morton o il Bu.
Lo do a questo bubomba allora, visto che aumenta anche altri parametri delle volte. Poi diamo l'occasione ai nuovi arrivati di mettersi in gioco magari. Vediamo un po'. Ok, sì. Quindi prevalenza di volatili. Qualche truppa da mischia, qualche truppa invece da lancio. Vabbè. E ok. Direi di ritornare a metterti. Quindi, anzi no, direi la lancio Bowser Junior, e piuttosto metterei un bel Koopa qua. Olè. Anzi no, che cazzo faccio. Ok, e lì ce ne metto un altro. Top, sperando che questa formazione vada bene e che il bonus formazione fantasma ci aiuti. Ok, beh dai, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. E vabbè, però ok. Sorpresina, cos'è? La nostra precisione diminuisce. Aio, aio. Ok, vabbè. Ma non mi sembra più di tanto, che abbia avuto effetto. La sorpresina, come la chiamate voi. Ok. Questa torretta Goomba non so quanto possa essere efficace. Voilà. Ah, io qui invece mi sono distratto un attimo. O meglio, ho premuto destra invece che su. Voilà. Niente, non li possiamo ammazzare tutti? Mi sa tanto di no. Ok. Un bel po' di morale, come sempre, che non guasta mai. Anzi, è fondamentale. Bene. Bel colpo quello. Ancora incitamento, direi. E vabbè. Lì per un pelo non l'ho beccato molto, diciamo. Questi pipistrelli mi saranno molto comodi, già lo so. Ehi voi parenti di Zubat alla Super Mario, non vedo l'ora di avervi in squadra e di allenarvi se necessario. Aio. Ok. Dai, 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 dai. No, neanche un piccolo bonus. Vuoi vedere? Allora. Infatti, neanche un piccolo bonus, ma dai. Io ci speravo. Niente. Vabbè. Sfiga, ragazzi. Molta, molta sfiga. Molta sfiga. Iper sfiga.
Ok. Au. Beh dai, però stiamo rimanendo soltanto in 7, eh? Poteva andarmi molto peggio. Vabbè. L'ha detto e adesso sono in 6. Giori, devi stare un po' zitto, cazzo. Maledizione alla tua boccaccia. Niente. Fino là non ci andrà mai. No, dai, ci è arrivato, va. Guarda. La mega rapona ce l'ha fatta arrivare fin là, dai. Invece con queste piccole rape è difficilotto. Ok, bravo. Ciao. Ciaone proprio. Ok, riusciremo? Mortacci sua. Vabbè. Ok, però noi ce l'abbiamo fatta lo stesso. Questo non ci ha certo fermato. Ok. Però dai, ce l'abbiamo fatta ugualmente. E to. E Ale. E Ale. Gli super si chiamano, mi sono dimenticato. Sì, è vero. Vabbè. E niente, ragazzi. Allora direi per questa parte che possiamo anche finirla qua, dai. E nulla, io sono Gio92. Se questa parte quindi vi è piaciuta, mettete un bel mi piace, un bel commentozzo. E iscrivetevi al canale. E ciao!